Buongiorno a tutti e ben ritrovati da India November 3, Foxtrot, Oscar Bravo, Fabio in Bolzano. Oggi un piccolo video per vedere questo apparatino di marca cinese Xiegu G90, un HF SDR con autotuner integrato, potenza di uscita 20 watt in SSD. E grazie ad un amico che me l'ha fatto passare nuovamente tra le mani, l'avevo già avuto qualche anno fa, poi l'avevo sostituito con l'X6100, adesso grazie a un amico ne sono tornato in possesso. Allora, andiamo a vedere l'apparato, io ci ho già fatto qualche modifichina, innanzitutto lo vediamo, è piccolo, si presta al portatile, è davvero ben fatto, sotto è tutta una parte di dissipazione, vediamo il telaio. Con un coperchietto sopra, due comode maniglie sul davanti, due comode manigliette sul retro. Vediamo prima il retro. Allora, qua c'è una presa CC, qua c'è l'ingresso di alimentazione, qua c'è la GND per collegarci in piano di terra. E bocchettone per l'antenna, presa key per il tasto, presa COM per i controlli CAT, gli aggiornamenti e tutto il resto, e la presa IQ che ancora credo sia utilizzata per il G-SOC, l'accessorio esterno, il monitor più grande, il controller esterno. Cosa che farò sicuramente quasi subito sarà quella di sostituire il cavo di alimentazione, che secondo me la sezione è davvero inadeguata, e andrò ad aumentare la sezione, ecco. E comunque i suoi 5 A credo che li faccia di assorbimento, 5-6 A, quindi secondo me è un po' sottodimensionata la sezione del cavo di alimentazione. Sul frontale invece abbiamo, già che ci siamo, ve lo dico, ho già sostituito la manopola, cioè ne avevo prese un paio ancora quando avevo l'altro mio G90 e mi erano rimaste nel cassetto, le ho ritrovate. Una manopola in alluminio si può acquistare su tutti gli store cinesi, basta mettere WFO, Knob, G90 Xiegu, con una manciata di euro. E questa è davvero comoda, perché è più comoda da utilizzare che quella piccolina in plastica. Abbiamo un bel frontale, abbiamo la manopola del volume, con il tasto push anche direttamente sulla manopola per eseguire più funzioni. Una seconda manopola di servizio, sempre con il tasto push, il WFO sempre con il tasto push incorporato, poi abbiamo il tasto di accensione e qui abbiamo una fila di funzioni a tasto raddoppiata con il tasto funk, quindi se premiamo normalmente i tasti eseguono la funzione che c'è scritta sul tastino, se invece premiamo il tasto funk si accende la luce del tasto funk e avremo le seconde operazioni sotto che è l'attenuatore, le larghezze del filtro, lo split e il puntino che adesso non ricordo che funzione è. Oltre al tasto funk abbiamo il tasto delle memorie, il tasto del WFO A e B, tasti tuner, power, key e lock. Sopra abbiamo un'altra serie di tasti, uno è il mod, praticamente cambiamo i modi. Questo apparato ha tutti i modi meno che l'FM, l'FM non è presente. Abbiamo AM, SSB, SSB Digital e CW. E abbiamo i tastini del cambio banda, superiore e inferiore, per muoverci sulle bande. Poi abbiamo tanti sottomenu, tenendo premuti i vari tasti escono dei menu dedicati. E un piccolo display che ci riporta tutto, piccolissimo. Le scritte sono abbastanza piccole, però devo dire che non si fa fatica ad utilizzarlo. Ovviamente l'hanno fatto piccolo per tenere le dimensioni ridotte di tutto l'apparato. Il frontalino è scollegabile, basta scollegare le viti. Il frontalino si estrae e si può remotizzarlo con il cavo già incluso nella confezione. Inclusa nella confezione c'è anche il suo cavo di trasferimento dati per gli aggiornamenti o per il controllo CAT. Non per i modi digitali bisogna acquistare una scheda esterna che comunque costa sui 20 euro adesso mi pare di ricordare. Poi
Ma benissimo, adesso andiamo un po' più là, andiamo... Ah sì, no, un secondo solo il microfono, davvero ben fatto, sembra quello degli ICOM. Vediamo il microfonino con presa RJ, vediamo qui, ok. Questo è il microfono, un sacco di funzioni anche qui, c'è il lock, c'è il tuner, il call, poi VFO memorie, tutte le selezioni di banda, si può cambiare banda direttamente da qua, anche il modo, si può inserire la frequenza manualmente e si possono anche tramite il software, direttamente dall'apparato si possono dare delle funzioni specifiche ai vari tasti. Ok, andiamo a collegarlo, ci spostiamo un po' più là. Allora, questo lo mettiamo qui, andiamo un po' più avanti con la camera. Ok, adesso ci mettiamo qui, lo mettiamo momentaneamente qui. Allora, mettiamo l'ingresso di alimentazione. Ok, poi mettiamo il cavo antenna, l'ho già collegato allo strumento che vedete qui sotto, così vediamo anche un po' le prime impressioni della potenza di emissione e qualcos'altro. Facciamo anche, vediamo una prova del tuner per vedere come accorda. Ok, questo lo appoggiamo qui, vediamo un po' di alimentazione. Ok, l'alimentazione ce l'abbiamo, l'antenna l'abbiamo messa. Io, per avere una qualità un po' migliore, dato che il suo box interno funziona bene senza problemi, ma con il box esterno è tutt'altra cosa, lo colleghiamo alla presa cuffie qui di lato. Ah, a proposito, qui di lato abbiamo, non l'ho fatto vedere prima, abbiamo una presa cuffie che serve per attaccare un box esterno o le cuffie, e qui abbiamo un'altra presa che serve per gli aggiornamenti del frontalino, perché gli aggiornamenti su questa radio vengono eseguiti in due step: si aggiorna sia la main unit, che è la radio, sia il display, quindi sono due aggiornamenti diversi, a volte vanno di pari passo, invece a volte si aggiorna solo uno dei due. Allora, ci siamo, abbiamo collegato il box esterno, abbiamo un po' tutto qui e andiamo, ci avviciniamo ancora un po', vediamo. Ok, mettiamo un po' a fuoco, perfetto, andiamo ad accendere. Ecco, adesso abbassiamo un po' il volume, ok, colleghiamo anche il suo microfono e andiamo a vedere un attimino di usare il box. Vedete, adesso io cliccando sulla manopola volume posso selezionare se questa cassa, vedete che adesso funziona questa, oppure la cassa esterna. Eccolo qua, adesso abbiamo la cassa esterna. Devo alzare un po' il volume, bene. Questa sarebbe un'uscita cuffie. Allora, vediamo un po', tastino mode va in lima digitale, LSB, AM, Narrow FM, CV Reverse, CV e Uniform Digital e USB. Allora, vediamo che il display, proviamo a fare un po' di zoom, vediamo un pochettino, eccolo qua, vediamo che il display è ben definito, abbiamo il nostro segnale qui, abbiamo un waterfall sotto con i nostri segnali, se magari poi cambiamo banda, vediamo un pochettino a quest'ora, ecco qua, vediamo che i segnali sono ben definiti e... ed è facile da utilizzare. Qui abbiamo la selezione del filtro, il filtro non possiamo allargarlo, possiamo solo stringerlo, ha una banda passante adesso in SSB da 2,7 kHz, possiamo intervenire su di esso premendo questo e iniziando, vedete, possiamo spostare le due sezioni del filtro, andare a stringere ed allargare. Per riportare a normale basta il tasto funk
filtro basso e filtro alto e tornano alla funzione originale. Allora, poi qui abbiamo, adesso abbiamo il preamplificatore acceso, schiacciamo pre, mi passa in attenuatore, schiacciamo di nuovo, passa normale senza preamplificatore attivo, noi lasciamo il preamplificatore inserito. Poi abbiamo il tasto compressore, così è spento, vedete quando il compressore è attivo viene fuori l'icona del microfonino. Abbiamo un NB, in questo caso è spento, girando la manopola possiamo attivarlo, poi premendo di nuovo NB possiamo regolare il livello, adesso va in distorsione perché è troppo alto, possiamo scendere a un livello di 5 e l'ampiezza del filtro noise blanker. Andiamo a disattivarlo di nuovo, lo portiamo su off, perfetto. Poi abbiamo il tasto della GC, Automatic Gain Control, possiamo spegnerlo. Questo è slow, quindi è lento, fast, veloce e automatico, seleziona lui l'impostazione migliore in base alla banda, al segnale e tutto il resto. Poi cosa abbiamo? Qui abbiamo le memorie, in questo caso non abbiamo memorie inserite perché io l'ho resettato, possiamo un po' il volume. Poi abbiamo il tasto, vediamo questo, il tasto tuner, ok? Tuner inserito, viene fuori l'antennina, l'icona, se teniamo premuto va in accordo. Veloce e silenzioso. Disinseriamo il tuner. Poi abbiamo il tasto potenza, vedete il power, possiamo regolarlo da 1 watt ad un massimo di 20 watt. Poi abbiamo SVR True, praticamente credo che sia una funzione che lui praticamente opera senza far intervenire l'accordatore fino a un ROS di 3.0. Sopra il 3.0 penso che inserisca l'accordatore in automatico o entri comunque in protezione. E poi abbiamo, vediamo, questo menu l'abbiamo fatto, ok, abbiamo il tasto ok, qua c'è la velocità, 15, MLR, mode A, adesso qui non me ne intendo molto di CW perché purtroppo non so fare telegrafia, QSK on, QSK time, ratio e questa è la funzione. Poi abbiamo lock che serve a diminuire la luce del display, display ben illuminato senza nessun tipo di problema. E poi andiamo a vedere con il tasto funk invece attivo, abbiamo tutt'altra serie di funzioni. Allora qua abbiamo, come ho detto prima, FL low, filter low e filter high, serve a resettare quando andiamo a spostare i filtri, li riporta a zero. Poi abbiamo dov'è? Tasto split, eccolo qua, vedete che A e B vengono fuori le freccette di modo che lui ascolta sulla A e trasmette sulla B. Adesso andiamo a togliere lo split. Poi abbiamo, sempre col funk acceso, abbiamo sul tune, non succede niente, sul power abbiamo il mid gain. Il mid gain che va da 0 a 20. Io la posizione migliore col microfono originale ho riscontrato che è la 15. È quella che mi ha soddisfatto di più in base ai controlli che alcuni amici della zona mi hanno dato. Poi abbiamo l'input, possiamo scegliere quale microfono usare, se far provenire l'audio digitale dal retro tramite PC oppure se utilizzare il microfono, l'entrata del microfono. Poi vediamo un pochettino, ok, andiamo sul tasto ok. Qua c'è CV volume, CV tone a 800 Hz. Ok, basta, e sempre col tasto funk andiamo a vedere. Sul tasto lock c'è la scala del pan adapter, del waterfall è automatica. Qua abbiamo il la velocità del waterfall, vediamo che se lo portiamo a 0, a 1 va velocissimo, vedete? Invece qua lo possiamo rallentare fino ad un massimo di 10, vedete come diventa stabile e lento il movimento del waterfall. Io ho trovato che a 8 è l'impostazione che mi aggrada di più, perfetto. Poi altre funzioni, vediamo un attimo,
Allora, dobbiamo uscire da questo. Adesso ho sbagliato il tasto. Eccolo qua. Allora, tenendo premuto il tasto Function, andiamo a selezionare quello che è un pochettino il menu del microfono. Vedete, handle, up and down. Cosa fanno i tasti up and down? Abbassano e alzano i canali di frequenza. Poi andiamo avanti con Next. Il tasto F1, preamplificatore e attenuatore. Il tasto F2 comanda lo split. 4. Questo è il backlight, dovrebbe essere l'illuminazione del display. Io l'ho abbassato un po' a 50 perché è fortemente cromatico. L'ho messa di default al 50% quando è al massimo. Questa regolazione regola il massimo della luminosità. Poi invece possiamo andare sempre a ridurla con il tastino lock. Tenendolo premuto, il lock invece manda in blocco il pannello, di modo che se siamo in giro non possiamo accidentalmente cambiare impostazioni non volutamente. Ecco. Poi andiamo avanti su Next. Queste servono per le prese AUX, quindi l'entrata e l'uscita sul retro dell'audio. Qua regoliamo i volumi in ingresso, io 8 è di default, lo lascio com'è, e l'uscita è a 15 l'AUX, ma lasciamo comunque tutto com'è. Questo, il tune, questo penso che sia la calibrazione dello spostamento di frequenza dell'oscillatore. Quindi se siete un po' fuori frequenza potete ricalibrarlo. Io vedo che lasciato a zero è perfettamente in isofrequenza, anzi è molto molto stabile, devo dire che lavora davvero davvero molto bene. Andiamo avanti. Qui abbiamo Hum Band oppure Full Band. Praticamente ti permette di operare anche sulle bande, quando tu scorri le bande, ci sono anche le bande, quelle non radioamatoriali. Attenzione, non è che vi permette l'ATX espansa fuori banda, per quello ci vuole una modifica che ho già descritto su altri forum. Magari farò anche una videoguida per quella più avanti. Io ho lasciato Hum Band perché lo uso solo sulle bande radioamatoriali, ovviamente. On-off beep, il beep di accensione e spegnimento della radio. A me non piace perché è un beep molto forte, non mi piace ascoltarlo, quindi ho messo disabilitato. Poi, versione, vediamo che sta andando a leggere la versione. In questo caso è l'ultima versione di firmware installata, che è per la main, quindi per la base, è la 1.79, esatto. Mentre per il MAI, che sarebbe il display, è la 1.80. Poi farò magari una breve videoguida anche su come si aggiorna. È un po' macchinoso l'aggiornamento per questo apparato, devo ammetterlo. Però basta illustrarlo una volta per capirlo bene, e dopo si va abbastanza spediti. Ecco, non abbiate paura di questo. Ok, qua abbiamo finito, quindi per uscire premiamo Exit. Ok. E ritorniamo al nostro menu. Cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere un attimino. Lo mettiamo in mode AM e ci spostiamo un po'. Ok, 14.300, frequenza libera. Lo mettiamo in AM e vediamo quanto emette l'apparato. Qui abbiamo 20 watt, leviamo il PEP. Ok, adesso torniamo un po' indietro con lo zoom così che riusciamo a vedere esattamente la sua emissione. Ok, qua abbiamo la scala dei 20 watt, vediamo che il rosso è alto, siamo a 15 watt con un rosso molto alto, vediamo, è quasi tra l'1 e 8. Vediamo anche qui il DAI va, cosa ci segna, 1.8 di ROS. Vediamo l'apparato, 1.8 di ROS, direi che è molto preciso anche il ROS metodo interno, quindi tanto di cappello anche quello. Adesso vediamo, proviamo un accordo, vediamo se lo fa e quanto ci mette. Ok, l'accordo è avvenuto, vediamo il ROS, abbiamo sul DAI va sempre quelli e sono calati molto sull'apparato. Quindi devo dire che accorda molto bene. Allora, togliamo il tuner, andiamo, anzi, lasciamo il tuner. Rifacciamo una cosa che magari l'ha perso. Ok, cambiamo modo, andiamo in
USB e proviamo a modulare, vediamo con la lettura PEP, vediamo un pochettino che potenza ci dà. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, ho la test, prova 1, 2, 3. Allora, qui mi segna esattamente 18 watt con l'accordatore inserito, direi ottimamente. Vediamo, proviamo a togliere il tuner, vediamo. Ho la 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. 18, 18 e mezzo, siamo sempre lì più o meno. Ottimo, questa è la prova che abbiamo fatto. Adesso io ho un'antenna verticale che non risuona per niente in 80 metri e volevo fare la prova del tuner, ovviamente, in 80 metri. Frequenza sembra libera. Mettiamo in AM innanzitutto, vediamo un pochettino quanti ROS abbiamo. Sopra la radio mi dà quasi infiniti. Sotto mi dà più di 4, comunque siamo sul 5 di ROS il DAIVA, quindi diciamo che è fortemente disadattata l'antenna su questa frequenza. Andiamo a inserire il tuner, applichiamo accordo e sembra accordare, vediamo. Ha accordato anche in pochissimo tempo. Andiamo a premere il portante, vediamo un po'. Wow! Allora, adesso la potenza esce, ovviamente qua la lettura è sballata, abbiamo un forte ritorno di stazionarie. Benissimo, vediamo che oltre i 20 watt qua sotto, oltre i 20 watt. Mettiamo la scala di 200, vediamo un po' e vediamo che i ROS stanno a zero, i ROS in questo momento, l'SVR sta a zero sulla radio. Aspetta, ve la faccio vedere meglio. Ok, sulla radio adesso abbiamo la lettura proprio a zero. Togliamo il tuner, vi faccio vedere quanti ROS ci dà la radio, quasi infiniti. Andiamo a rimettere il tuner. Benissimo, direi. Prova passata benissimo. Adesso andiamo a cambiare il modo, mettiamo in LSB, vediamo un pochettino. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, l'emissione è totale. Adesso andiamo a vedere quanto ci dà sulla scala dei 200. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Siamo a 30 watt in 80 metri, ragazzi. Direi molto molto bene, ve lo faccio vedere, scusate perché eravamo in modalità zoom. Eccolo qui, abbiamo la scala dei 200 watt attiva, quindi 20, 30, 40, 50. 1, 2, 3, prova, dai 25 ai 30 modulati, PEP, mi raccomando, PEP, lettura PEP. Direi molto bene, altre cose da poter annotare, non so, a me sembra funzionare davvero, davvero molto bene. Farò poi degli altri video con qualche cosina in più, intanto oggi abbiamo fatto più che altro un punto della situazione, spero che questo video possa essere utile a tanti amici che sono un po' dubbiosi sul funzionamento di questi apparati. Adesso vi faccio solo un attimino di ascolto per farvi capire un attimino come lavora sui segnali. Qui siamo col tuner, lo stacchiamo. L'audio è davvero buono. Vediamo questo segnale. Sembra anche abbastanza selettivo, nel senso che ci sono più stazioni adesso vicine che modulano, ma sembra discriminare i segnali abbastanza bene. Andiamo su qualche altro segnale, vediamo un pochettino. Thank you very much. Best wishes for the coming holiday season. Direi che, Meet you insomma, again un buon apparatino, in si trova anche a prezzi the new interessanti. year too.
adesso. Vi ringrazio per la visione e vi farò qualche video di approfondimento magari sull'aggiornamento firmware. Saluti a tutti da Bolzano, IN3FOB, Fabio. Buona radio a tutti.